Salve a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi parliamo di una molecola conosciutissima, però ogni tanto ripetere aiuta, aiuta a ripassare, aiuta a ricordare. Il clomifene, molecola mutuata dalla ginecologia perché è un stimolatore sintetico dell'ovulazione, quindi nella donna che ha problematiche di ovulazione. In quale modo riesce a stimolare l'ovulazione? E poi da qui vediamo perché mi aggancio anche al mondo dei maschietti e all'andrologia. Perché essenzialmente è un antiestrogeno centrale e deriva da, diciamo così, è stato scoperto, è stato isolato durante studi su un'altra molecola che si chiama clorotrianisene, che era stata, diciamo così, studiata riguardo al trattamento di patologie estrogeno dipendenti, ossia ci sono delle patologie specialmente femminili, uterine e mammarie, che risentono molto della presenza estrogenica. Allora, chiaramente, ormai anni e decenni fa si tentò di produrre, e alla fine si riuscì, molecole con azione antiestrogenica che potessero quindi ridurre o annullare l'effetto degli estrogeni sui tessuti sensibili. Durante questi studi del clorotrianisene si individuò questa molecola clomifene, che tra l'altro è una miscela di due isomeri, il cis e il trans clomifene, che sembra avere un'azione quindi di blocco dei recettori estrogenici a livello uterino, a livello mammario, ma quello che a noi interessa a livello centrale. Quindi consideriamolo un antiestrogeno centrale, non periferico come ad esempio il tamoxifene. Quindi cosa fa? Va a bloccare i recettori ipofisari, ma essenzialmente ipotalamici, per gli estrogeni. Così facendo si induce questo asse ipotalamo-ipofisi a produrre le gonadotropine, essenzialmente l'FSH, che nella donna poi ha anche un'azione a livello di fertilità, perché stimola quella cascata di FSH, di gonadotropine, nel periodo premestruale. Ma la stessa funzione si ha anche nell'uomo, per cui l'utilizzo di clomifene, diciamo ingannando scherzosamente l'ipofisi, fa sì che essa produca più FSH, più LH, andando quindi ad agire a livello testicolare per quanto riguarda la produzione degli spermatozoi, la spermatogenesi FSH dipendente, e la produzione di testosterone e LH dipendente. Ecco qui l'utilizzo, che può essere fatto in alcune forme di ipogonadismo di tipo secondario, quindi derivato da una ridotta presenza di LH ed FSH, e anche in alcuni casi di fertilità, sempre chiaramente ben ponderata e concertata insieme all'andrologo curante o endocrinologo curante. E io la utilizzo spesso, ormai chiaramente ho preso confidenza e diciamo una molecola che dà soddisfazione. Gli effetti collaterali che ho riscontrato nella mia professione, nel mio lavoro, più di una persona ha riferito disturbi della vista, un offuscamento della vista, visione doppia, punti luminosi. Chiaramente abbiamo subito sospeso, anche perché non sapevo se questo fosse solamente l'inizio di una patologia più seria, e in più chiaramente la vista offuscata è un grosso problema anche per chi fa dei lavori in cui ci sia l'utilizzo di mezzi di trasporto e quant'altro. E altri disturbi che non ho fortunatamente mai incontrato, in alcuni pazienti può essere riferito una perdita della sensazione del gusto, e questo in un periodo dove anche l'infezione da Covid può creare questi problemi sarebbe chiaramente molto allarmante. Non ho mai avuto problematiche a livello dell'assetto lipidico o dell'assetto epatico. Non sopprime, non ha un'azione soppressiva, ma stiamo vedendo ha un'azione stimolatoria, quindi assolutamente, anzi è un antisoppressivo. Per cui molecola molto interessante, conosciutissima. Questo video farà sorridere le persone ormai esperte, ormai si parla di tutt'altre molecole, in clomifene e quant'altro. Il clomifene è ormai conosciuto, però serve anche a me ogni tanto ripassare insieme a voi l'argomento, puntualizzare alcuni aspetti, considerare sempre che sono molecole chimiche, per cui l'utilizzo indiscriminato per anni non è assolutamente accettabile, ma può essere una terapia utilizzata in un ripristino di un asse inibito anche per motivi sportivi, o nel tentativo di un miglioramento recupero anche della fertilità o della produzione di testosterone nell'uomo ipogonadico. Con questo vi saluto, auguro a tutti una buonissima giornata e ci vediamo nel prossimo video.